Iliad si affiancherà alle altre compagnie telefoniche nazionali italiane, Wind E3, Vodafone e TIM. Si è proposta con un'offerta davvero vantaggiosa, a soli 5,99 euro si propone di offrire 30 GB di internet e chiamate ed SMS illimitati per il territorio nazionale, più un extra di 2 GB per chi va all'estero. Inoltre, in altri 60 paesi del mondo, Iliad ha l'opportunità di chiamare e mandare SMS in maniera gratuita. Una particolarità di questa offerta è che a questo prezzo viene offerta soltanto al primo milione di iscritti. Per iscriversi è davvero facile, c'è il proprio sito che Iliad ha messo a disposizione, iliad.it mi pare, o Iliad è qualcosa, basta digitare Iliad e troverete il sito ufficiale, dove mettendo i vostri dati potete richiedere una SIM che vi verrà fornita direttamente a casa vostra, tramite corriere. Altri modi per poter ricevere questa SIM sono ad esempio attraverso dei distributori automatici di SIM che verranno inserite nei maggiori e più diffusi centri commerciali e paesi d'Italia. Iliad si propone come un gestore telefonico senza sorprese e senza tariffe nascoste o roba poco trasparente. Infatti dichiara che le sue tariffe sono a mese effettivo, quindi non 28 giorni, non ogni 4 settimane, ma a mese effettivo si può richiedere o di pagare attraverso una semplice ricaricabile mensile o addebitando semplicemente l'importo mensilmente sul proprio conto corrente. Io qualche giorno fa ho richiesto attraverso il loro portale la SIM e oggi il Corriere mi ha fornito delle istruzioni dettagliate con la SIM per l'attivazione. In pochissimo tempo vi verrà fornita attraverso una mail la vostra password e il vostro identificativo utente per attivarla. Loro garantiscono che entro 2 giorni la portabilità sarà effettiva e potrete iniziare a usufruire di questo servizio. Questo gestore dichiara di avere già diverse celle che vi permetteranno di collegarsi direttamente alla loro rete personale, ma in ogni posto dove non è presente la loro rete, si appoggiano sulle celle di Wind E3, quindi dichiarano di avere una copertura del 98% del territorio italiano e non avere quindi nessuna problematica di connessione. Nel caso aveste bisogno di controllare se nella vostra zona Iliad è supportata, cioè la rete è disponibile, ci sono due metodi. Il primo è quello di andare nel loro sito, nella loro area dedicata, dove potete controllare su una cartina apposita tutta la copertura del loro servizio, oppure in maniera molto più veloce e semplice potrete dal vostro cellulare controllare sulla rete manuale quali sono i gestori che il vostro dispositivo riesce a riconoscere. Non ci sarà indicato Iliad all'interno dell'elenco delle reti disponibili, ma troverete una sigla che è un codice identificativo del gestore Iliad che è 22250. Inoltre, in questi giorni abbiamo avuto modo di testare anche il loro centro assistenza telefonico con il loro numero stabilito che è il 177 e in pochissimo tempo e senza troppi giri strani di numerazioni impossibili da raggiungere, si riesce a parlare direttamente con un operatore che in maniera molto professionale, molto diligente e veloce ci ha fornito tutte le indicazioni che ci servivano per passare al loro gestore e ricevere la SIM con tutte le indicazioni del piano telefonico richiesto. Quindi per adesso ci riteniamo più che soddisfatti, ora dovremo valutare effettivamente se questa compagnia manterrà le promesse che ha dichiarato durante la sua presentazione. Vieni qua, mascotte. Questa, aia, aia, è la mascotte di Iliad.